A un certo punto, a proposito di barzellette, insomma, che fanno successo, ce n'è una in cui c'è l'appuntamento. Sapete, l'appuntamento è un momento bello, soprattutto quando due sono giovani, soprattutto quando io e uno che, insomma, non so felia mai in ordine perché io è bello caruso, però parliamoci chiaro, io un po' cozzavo dentro, no? Hai presente chi un po' cozzavo dentro, un po' pesando dentro, chi dovevo... E allora, giustamente, siccome una volta c'era il fidanzamento e una fidanzata valeva per tutta la vita, e guai su se la stavano, giusto? C'era lo zotaggio in casa, c'era la puttata da nero, c'era che stavano a conoscere i famigli, c'era la puttata dei Reci Cannola, è vero o no? C'era tutta questa, per il fidanzamento stavano a puttare Reci Cannola o soggiolo, e quindi c'era tutta la presentazione della famiglia. Oggi queste cose non ci sono più. Oggi le ragazze escono con chiunque, insomma, i ragazzi pure, quello è un amico, con quello ho una storia, con l'altro ho una relazione, Ma sei fidanzata? No, ci stiamo frequentando, che ci diceva Melanna, no, ci diceva Melanna al suo padre, e ci diceva mi sto frequentando con una Iffola, che era una ragazza che si chiamava Iffola perché era la mobile, ma poi si sentiva, una Iffola ci faceva buona la testa libera, no? No, ci stiamo frequentando, per cui c'era questa ragazza che nella sua agendina aveva tanti numeri di telefono, tra cui questo numero di questo zaudetto, che era bello caroso, ma era un poco zaudo. Ora, tutti quanti erano impegnati, chi doveva nascere, aveva la partita da pallone con gli amici, chi doveva lo spettacolo, i biglietti già pagati, la ragazza, l'ultimo numero che ci aveva restato per uscire quel sabato, perché di sabato se nascere, guai se non se nasce lo sabato, ci aveva restato questo numero da Saro Falsaperla, bel ragazzo, mazza un dedo, dice, beh, che devo fare? Lo chiamo, ci sono lui, che ne approfitta, no? Fa questo numero, pronto? Pronto, chi sei, Saro? Io gli dico, sì, pronto, io sono Saro, ma chi sei, scusa? Sono Sarida, mi riconosci? Ci parla tutti, mi chiamano Jennifer. Che ti ricordi? Ah, sì, mi ricordo, Jennifer, come, sì, quella che... Brava, se me la ricordo, quella che sta... Come si chiama? La via Tostulla, che... No, non ci abito più, là, ora ho cambiato, ora... Zone alte, ora abito a Viale Moncada. Ok, dimmi pure, Jennifer. Scusa. Ah, Jennifer. No, ho capito. Per chi non è catanese, allora sì. Spiega bene, perché... Allora, la signorina dove stava? Prima in via Tostulla. Sì, cioè... Via Tostulla è una traversa... E da via Plebiscito sì. Porta direttamente alla strada 80 Palmi. Bene. E a un certo punto si interseca con Bene. Via Iuvara. Senti, perché non vai a lavorare all'assessorato all'urbanistica? Io stai ridisegnando il tutto città in dialetto e fra poco lo faccio uscire. Perché prima diciamo poi. Che forse, chiedo scusa agli amici dell'assessorato all'urbanistica, neanche loro conoscono sarebbe la una, città come te. Eh? Sarebbe una bella idea, devo dire, fare sì. Un tutto città con catanese. Le piazze, con le vie chiamate come si chiamano una volta, invece di chiamare Piazza Duomo o Chiano, esatto. Si chiama Chiano. A Porta Aici, Piazza Stesicoro, Piazza Stesicoro. O Chiana Statua, Piazza dei Martiri. Va bene. Giusto. O Passiature, è vero o no? Ugliano San Filippo, tante cose. Passiature è proprio qui dietro, qui esatto, vicino. Esatto. Vabbè. Che adesso? Ugliano Malati, Ugliano Malati. Oh. Dov'è i piani malati? Piazza Bovio. Piazza Bovio. Alla signorina. Alla signorina è giovane, che può sapere? Signorina, scusi, di dove cala lei? Per sapere, ma non è che... Aspetti, signorina. Da dove cala lei? Da Milano. A Milano? Ma quando mai? Di dov'è? È catanese, ma è giovane, quindi per lei i piani malati cos'era? L'ospedale Garibaldi? Ma veramente non lo so. Perché là di fronte c'era il lazzaretto, mi pare, vero? Per cui c'era il piano ai malati. Piazza Bovio. Comunque, fatto sta... Piazza che Bovio... questa ormai aveva cambiato sì. Da via Tostulla si era trasferita, già si chiamava Viale e quindi già Viale è qualche cosa e poi Viale Moncada, non ha importanza, un bel viale, centro di Librino fino adesso abito là no, ma che cosa c'è da ridere? Viale Moncada è un bel posto, meraviglioso, poi Viale Castagnola per esempio, ci stanno parenti miei, mia mamma, cose, che vuoi? A un certo punto dici, ma allora dici, Jennifer, che cosa devo questa telefonata? Dici, senti, ma tu sei libero questa sera? Ma veramente sono molto liberissimo, molto liberissimo. Cioè perché, vai, se vuoi possiamo uscire insieme. Ma stai dicendo, veramente. E dimmi solo a che ora ti devo venire a prendere, non mi dire manco l'indirizzo, io da solo, corasto, poi ciao, non ti preoccupare. Da solo, ti registri di alla Moncada, da solo. No, perché era carina Jennifer, eh? Era un poco così, ma era carina, no? Non ti,
non ti posso lasciare solo, io vengo qui, va, ti sto vicino, così mi metto qua. Veramente, Jennifer era una bella ragazza. Ma Jennifer era carina, ma uno non gli può dire una ragazza ti trovo corasto, scusami. Corasto, ma non è possibile, lo so cos'è il rasto, il fiuto, scusami. Il fiuto. Allora dico il fiuto. Ti trovo col, ma col fiuto. Parfum. Ma sì, parfum. Ma se tu ci dici parfum, parfum, mi fai castariare. Col fiuto la gente sa che più. Un rasto è più bello. Rasto, vabbè. Non ti preoccupare che tu so, dimmi che cosa devo venire a prendere. Ma guarda, facciamo verso le 9? Sì, va bene, allora alle 9 sono da te, va bene? Allora ci vediamo più tardi, ciao, bellissima. Coppo di bellissima, ci vuole coppo di bellissima, Fra, no? Ci vuole, no, è vero. Non puoi ridere così. Ma io me lo immagino. Il colpo di bellissima, sai, non appena tu l'hai detto, io è come se l'avessi visto. Uguale, preciso come. Cioè, ripeto, così io immagino lui e lei. Perché lui al telefono. Lui chiude e per lasciare il segno dice ok, devi andare a prendere la nuova puntuale. Ciao, bellissima. Bellissima. Non può essere diversa. E ci chiude il telefono. È come dire gioia. Esatto, gioia, però gioia in quel caso. Sì, va bene. Allora basta, questo giustamente sto cominciando a preparare, perché è normale, dovevo andare a prendere Jennifer, grande occasione, ci avevo provato tante volte, non ci avevo riuscito mai niente, un sta chiamando Ida, a stasera nella sua mente c'era, a stasera c'è un coppo da asciugata, perché c'è quel fatto, perché nella mente dell'uomo, e soprattutto che viene cercato, basta, pensa però. Vabbè, tu vuoi dire che gli uomini pensano solo a una cosa? No. No, certa volta anche due, sì. Ma sempre hanno a che fare. Vabbè, sempre quello. Se non che a un certo punto, chi si preparava, insomma, si abbassava tutto, si fece la doccia, sai, fatto con quattro sciampi, pensava a fare pulito, sembrò fumavo tutto, che mi sanivo con le collette tante, bello da camisa con il piloto petto che si vedeva. Ha buttonato se buttano solo l'altro quattro aperti, aveva fatto 3 mesi di palestra e aveva fare vedere i risultati perché non erano sabbi pesti, giusto? Si fece tutti i capiti con gel, abbassato, si fece la vaffa con i basetti tutte fatte di Polla del Piero, con attenzione, o pizzicino cagliano, sai, sottile sotto che ci perdono l'essere, ma se l'hanno a fare, no? Che pare che hanno un residuo, cade in negulizia, invece no, è la barba, no? Che c'hanno questa cosa qua. Questa specie di mosca, si no? Chiama la mosca, la mosca, si chiama così, mosca. Allora, questa mosca sì. Qua il basetto così tutto preparato, se però aveva fatto lavare la macchina nel pomeriggio, sì. Chi diceva che la macchina roda CD pronto di chi di giusti, no? Che cosa? Diciamolo. Nel pomeriggio aveva fatto montare tutto video su vecchio una macchina, sì. Perché non la cuti voleva sentire buona, certo. Capito? Perché era troppo basso, voleva magari Twitter, sì. Giustamente. E poi ho fatto lavare, ma è che se avevo fatto montare di sotto le luci, quelle azzurre, non so se l'avete visto. Sì, sì, queste non possono mancare. Che sì. Sono mondiale, che pare mondiale, che arrivano. Non la suonava, no? Sì. Pare che staravano l'Enterprise. Sì, conosco. E almeno dall'altro mi scende il capitano Kirk. Sì. E un signor Spock carica il pizzo, sì, no? Va bene. E allora arriva questa macchina. Questa luce blu di sotto. Musica. Ziale Moncato. Così la sentiamo avvicinare, la vediamo, sì. Però la sa.